Buonasera a tutti voi che in questo momento siete collegati con la pagina Facebook della Proloco del Comune di Motta San Giovanni. Siamo nuovamente qui con un altro appuntamento di A tu per tu con il territorio, una iniziativa promossa dalla Proloco e che ci permette di conoscere il nostro paese e il territorio attraverso tutti coloro che sono stati, sono e saranno ospiti delle nostre puntate. Diciamo, questa iniziativa nasce proprio per questo e soprattutto in particolar modo in questo periodo di emergenza Covid-19 che ci obbliga giustamente a rimanere ancora a casa, abbiamo preferito contattare maggiormente con tutti coloro che si trovano fuori, ma ne vedremo e vedremo anche oggi come in futuro vedremo tanti altri personaggi e tante altre realtà che vivono quotidianamente il nostro paese. Siamo al quarto appuntamento e siamo qui oggi con una donna, una giovane donna, un chimico che ha avuto il riconoscimento, un prestigioso riconoscimento che viene conferito normalmente, annualmente, ad un giovane ricercatore under 30 per il suo contributo nel campo della termodinamica e della chimica di coordinazione. Ha ricevuto il premio Fernando Polidori nell'ambito dell'International Symposium on Metal Complexes e lei è Anna Irto. Ciao Anna! Buonasera a tutti, grazie Giovanna per questa opportunità, grazie a te, alla Proloco, perché in questo modo diciamo posso fare conoscere meglio me e ciò che faccio giornalmente, la mia attività. E sono davvero molto contenta di poter fare questa esperienza insieme a voi. Grazie a te che hai accettato questa nostra proposta e tu sei la prima donna, ecco, in questa iniziativa e ho Grande onore. voluto, proprio, ecco, abbiamo voluto contattarti proprio perché, anche per la professione, diciamo, che svolgi. Tu in questo momento ti trovi a Lazzaro, zona Sant'Elia. Sì. Siamo a pochi metri, vedi, siamo in collegamento, ma a pochi metri da qui. Allora, tu sei una giovane, fai il chimico, sei un chimico. Come hai precisato, giustamente, sono un chimico. Ma ecco, come nasce, ecco, questa tua aspirazione, ecco, verso la chimica, questa tua poi diventata, ecco, poi un lavoro? Come nasce, ecco, tutto questo? Beh, diciamo che tutto è cominciato durante i miei studi al liceo scientifico, sia perché la mia professoressa di scienze mi aveva fatto amare questa materia per il suo modo proprio di spiegarla e di farcela capire, insomma, ma anche perché mi incuriosiva molto il fatto che tutto ciò che ci circonda è fatto di chimica. E quindi se noi prendiamo una bottiglietta d'acqua, leggiamo le istruzioni, leggiamo gli ingredienti, i vari, diciamo, principi, vediamo che le analisi sono state fatte in un laboratorio di chimica. La plastica della bottiglietta d'acqua è fatta da sostanze, costituita da sostanze chimiche, ma allo stesso tempo i nostri smartphone sono fatti da sostanze chimiche. Qualunque cosa che ci circonda è costituita da sostanze chimiche, quindi ero curiosa di approfondire questo aspetto e anche entrare finalmente in laboratorio, mettermi un camice bianco, un paio di guanti e cominciare a sperimentare un po' cosa che a scuola non avevo potuto fare, mentre all'università devo dire che ho potuto fare veramente in modo eccellente, veramente bene. Sì, quindi questo è come è nata la mia passione. Una passione, dicevamo, che comunque poi si è trasformata in un lavoro. Tu ti sei iscritta all'università, hai poi conseguito il dottorato di ricerca, sempre in questo settore. Ma una donna, ecco, questo ci siamo già noi, siamo già sentite precedentemente, questo è stato sempre un po' un mio anche dubbio personale, o più che altro, ecco, cercare di sfatare forse un pregiudizio. Una donna che studia, che intraprende questo percorso. Forse
tanti anni fa, forse oggi non più, non lo so, ecco, dimmi tu, una donna che si iscriveva in chimica era, diciamo, forse un'eccezione, o no, o sbaglio. Oggi le cose come sono? Come, cioè, sono cambiate? Hai avuto, trovato difficoltà nel tuo percorso di studi o no? Allora, devo dire che questa domanda mi fu posta da una persona durante il mio primo anno di università. Questa persona mi chiese la ragione per la quale io avessi scelto di intraprendere un percorso di studi che mi avrebbe portato poi a fare una professione da uomini. In realtà non è così. Forse in passato c'era questa concezione che la professione di chimico fosse più da uomo, ma forse perché la società era un pochino più maschilista, passatemi il termine, nel senso che magari era l'uomo quello che tanti decenni, vari decenni fa lavorava di più rispetto alla donna, o magari veniva considerata una professione più pericolosa, magari nello stare in un laboratorio, o forse troppo di prestigio per una donna, vista appunto magari tanti decenni fa come era un pochino la concezione. Invece oggi assolutamente no. Io, quando ho cominciato il mio percorso di studi, avevo tantissime colleghe donne, e più donne che uomini, devo dire la verità, e ancora oggi comunque tra i colleghi che continuano a lavorare all'università e quelli che comunque hanno scelto un'altra strada, ci sono sicuramente tantissime donne che sono impiegate in diversissime mansioni, quindi assolutamente la professione di chimico è sia per uomo che per donna, senza nessuna distinzione. Bene, bene, quindi anche nell'ambito lavorativo, quindi hai, diciamo, sempre comunque riscontrato, cioè hai esercitato, stai esercitando comunque il tuo lavoro senza poi alcun pregiudizio, o no, sbaglio, ecco, quindi insomma è stato sfatato, ecco, questo. Sì, diciamo di sì. Allora, tu sei in questo momento un'assegnista di ricerca, lavori in dei progetti, ma precedentemente anche per i tuoi studi, anche per insomma, il dottorato, ecco, sempre per motivi di studio, questo ti ha portato a viaggiare, comunque a conoscere, ad avere anche tante, cioè a conoscere tante altre realtà, a fare tante altre esperienze. Ecco, un posto che ti è rimasto nel cuore, nel senso anche dal punto di vista lavorativo, cioè dove diresti, oggi tu comunque ti trovi ad esercitare la tua professione a Messina, un posto però all'estero, ecco, un luogo, una città, ecco, dove tu sceglieresti di andare, o ti sei trovata bene, ecco. C'è allora, o no? Ecco, innanzitutto allora, c'è. Diciamo che io preferirei rimanere qui, ovviamente. Quindi, se fosse possibile, continuare il mio lavoro a Messina, che mi piace molto e che è per il quale comunque dove mi trovo benissimo, assolutamente. E collaboro con persone che veramente stimo e che mi stimano. Quindi, se potessi, sceglierei di stare per tutta la vita lì, ma per assurdo, se dovessi pensare ad una città in cui trasferirmi, sicuramente sarebbe Lisbona. Perché durante la mia attività all'estero di dottorato ho svolto un periodo di 6 mesi lì, e durante questi 6 mesi ho condotto uno studio, diciamo, un po' diverso rispetto a quello che magari poi vi racconterò e che solitamente svolgiamo all'interno del gruppo di ricerca di cui faccio parte. E lì ho avuto l'opportunità di confrontarmi, oltre che con professori che parlavano una lingua diversa dalla mia, che facevano sicuramente un lavoro diverso in termini di linea di ricerca dal mio, ma soprattutto ho avuto modo di imparare tantissime cose, quindi ampliare molto il mio bagaglio culturale e formativo, e allo stesso tempo, cosa per me molto importante, ho avuto l'opportunità di confrontarmi con persone che provenivano da tutte le parti del mondo. Bello. Sì, in laboratorio ero stretto contatto per esempio con un ragazzo indiano, con un egiziano, e quindi è stato bello anche confrontarsi sui vari modi di vedere
le cose, sulle varie tradizioni, le varie abitudini che sicuramente erano diverse. Quindi diciamo ampliare un pochino gli orizzonti è allo stesso tempo una cosa che sicuramente per me è stata molto importante. L'esperienza all'estero a Lisbona mi ha mostrato come potevo andare oltre quei limiti che io magari mi ero posta, perché comunque io ero un dottorando, avevo sempre vissuto a casa mia, a Lazzaro, avevo sempre viaggiato per andare a Messina, ma non avevo mai vissuto né da sola né tantomeno all'estero. E quindi comunque questa esperienza anche dal punto di vista umano mi ha regalato veramente una grandissima crescita. E poi diciamo è stata un'esperienza che mi ha messo fortemente alla prova già dal primo giorno, perché sono arrivata nella casa in cui avrei vissuto per 6 mesi e ho scoperto che la mia coinquilina era una signora che parlava solo portoghese. Wow! Quindi diciamo che potrebbe sembrare, e magari con l'esperienza potrebbe sembrare una lingua abbastanza simile alla nostra, però chiaramente se parlata in modo abbastanza rapido è il primo giorno in cui ti trovi in una nuova città, in un altro stato, effettivamente potrebbe sembrare una cosa un po' difficoltosa. Quindi sin dal primo giorno diciamo mi sono rimboccata le maniche, ho imparato il portoghese, che devo dire che adesso non sto praticando e quindi magari nel tempo qualche termine non lo ricordo più, però devo dire che anche per poter interagire in casa ho imparato questa lingua e sicuramente durante questa esperienza ho anche migliorato molto il mio inglese, perché chiaramente all'interno di un laboratorio che ospita persone provenienti da tutto il mondo la lingua più parlata è sicuramente l'inglese. E poi dal punto di vista dello scambio anche un altro aspetto è stato il poter insegnare delle parole di italiano a questi ragazzi indiano ed egiziano e apprendere anche delle parole da loro, o effettuare anche dei confronti e arricchirmi anche dal punto di vista della religione, perché comunque ovviamente ognuno di loro professava un credo diverso. E quindi chiaramente ho potuto anche imparare qualcosa di diverso da quello in cui credo io, o comunque vedere che bene o male i valori in cui crediamo tutti effettivamente sono quelli. Sì, assolutamente. E poi Lisbona mi ha anche affascinata dal punto di vista proprio della città, perché durante i miei fine settimana, zainetto in spalla, io andavo a visitare la città prima di tutto e poi il circondario. E quindi diciamo che ho potuto veramente andare a scoprire gli angolini più nascosti e vedere come effettivamente dal punto di vista del calore umano non ci fosse poi così tanta differenza. Cioè, mi è sembrato in tanti casi di ritrovarmi a Reggio, a Lazzaro, insomma, perché le persone veramente erano molto calorose, anche se non ti conoscevano, erano pronte comunque ad accoglierti, oltre che chiaramente l'immensa bellezza della città che consiglio a tutti di visitare. È molto bella Lisbona, è vero. Sì. Lo confermo. Senti, tu hai parlato prima di limiti quindi dal punto di vista, dici, soltanto cioè nei rapporti o limiti anche dal punto di vista lavorativo? Cioè nel senso, hai trovato anche una differenza, ecco, no? Un approccio diverso nel lavoro anche rispetto agli altri o no? Cioè nel senso, una cultura allora diversa e quindi un approccio diverso? Oppure non è così? Beh, allora, io ho trovato un approccio diverso semplicemente perché l'attività di ricerca che veniva fatta nel gruppo di ricerca che mi ha ospitato era un pochino diversa rispetto a quello che solitamente facciamo, ma in termini di rigore scientifico, di impegno e di disponibilità da parte dei professori non ho trovato alcuna differenza, perché comunque nel mio gruppo di ricerca, ma in generale
cosa che ho potuto notare sin dall'inizio dei miei studi, il rapporto con i professori che io ho, che hanno comunque tutti gli studenti o chi lavora all'interno del nostro dipartimento, è un rapporto molto informale, ovviamente con il dovuto rispetto, tutto quello che possono insegnarci dall'alto della loro professione e professionalità ed esperienza, però è un rapporto molto diretto, molto positivo, aperto proprio all'aiuto dello studente, del dottorando, dell'assegnista. Non è un rapporto che va a ledere l'altra persona, che magari potrebbe essere vista come meno esperta o in qualche modo inferiore, ma è un rapporto veramente positivo. E poi anche il fatto di essere in pochi, tra virgolette, rispetto ad altri dipartimenti in cui magari ci sono molte centinaia di iscritti, permette ai professori di poter seguire sicuramente in modo più diretto i ragazzi, e questo accade anche in laboratorio, chiaramente, quindi con i tesisti e poi con i ragazzi che continuano l'attività di ricerca. In effetti, tu sei un assegnista di ricerca, mi dicevi, sì, la volta scorsa mi dicevi bisogna anche un po' spiegare, ecco, cosa sono. Sì. Cos'è un assegnista di ricerca? Tu hai conseguito il dottorato e poi? Ho conseguito il dottorato e successivamente ho partecipato ad un concorso. Diciamo, c'era un progetto con dei fondi che finanziavano questo progetto. Io ho partecipato al concorso, ho vinto, sono risultata vincitrice di questo concorso e ho potuto continuare la ricerca che svolgevo già durante l'attività di dottorato e ovviamente implementarla. Prima di tutto, l'assegnista di ricerca è una persona che ha conseguito o no il dottorato, perché l'assegno di ricerca potrebbe essere post lauream o post dottorato, che appunto continua questa attività di ricerca cercando di migliorarla e anche allo stesso tempo cercando di sicuramente arricchire il proprio curriculum, quindi con delle pubblicazioni scientifiche, con delle esperienze, per esempio attraverso la partecipazione a congressi nazionali ed internazionali, perché, come dicevi tu prima, questo assegno di ricerca, questo lavoro mi permette di viaggiare molto, quindi anche di andare all'estero, non solo per lunghi periodi per effettuare diciamo delle attività un pochino più lunghe, ma anche brevi periodi, quindi 3-4 giorni per partecipare a congressi. E quindi comunque un'attività che mi arricchisce molto. Un'altra attività sicuramente importante che svolgo all'interno di questo assegno è anche l'attività di tutorato, che ho svolto anche in precedenza durante il mio dottorato di ricerca e che continuo ad eseguire, e consiste nel cercare di supportare quanto più possibile i ragazzi che seguono le materie di base, in particolare del primo anno dei corsi di laurea, allo scopo di aiutarli ed evitare che magari questi possano sentirsi in qualche modo in difficoltà e magari possano anche pensare di abbandonare perché vedono un ostacolo più grande di loro, invece effettivamente magari poi si può risolvere tranquillamente. In ogni caso, diciamo, dal punto di vista dell'attività scientifica, io faccio parte del gruppo di ricerca guidato dal professore San Martano e la professoressa De Stefano, che probabilmente mi stanno seguendo e che saluto. E questo gruppo di ricerca è di chimica analitica, speciazione chimica e analisi di equilibrio. Tutti questi paroloni, che cosa significa? Tu sei assegnista di ricerca, ho letto, leggevo la volta scorsa, del Dipartimento Chibiofarm, Sì, giusto? Ecco, spiegaci scientifica, cos'è. chi biofarma, chi sta per chimiche, bio per biologiche, far per farmaceutiche, ammo per ambientali, quindi Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell'Università di Messina. E dicevo che
tutti questi paroloni che potrebbero sembrare per descrivere il nome, diciamo, del gruppo di ricerca, sono semplicemente per dire che quello che noi facciamo è effettuare degli studi di speciazione chimica che rappresentano cercare di capire, per spiegare diciamo in modo semplice, sotto quali forme un componente, che per esempio può essere un metallo, si distribuisce in un sistema per capire se questo possa essere tossico o se possa avere un impatto ambientale. E in particolare cerchiamo di simulare in laboratorio le condizioni in cui si trovano dei fluidi naturali e biologici, quindi per esempio simulare le condizioni delle acque di mare, delle acque dolci o del sangue, e quindi cercare di testare o, nel caso dell'attività che ho fatto a Lisbona, sintetizzare e poi testare, quindi produrre e poi testare, dei composti che prendono il nome di leganti, per capire se questi possano in modo efficace rimuovere un eventuale accumulo di un metallo, che per esempio potrebbe essere un metallo tossico, dal nostro organismo oppure da una matrice ambientale come può essere l'acqua. Quindi diciamo, queste sono solo poche parole per descrivere anni di studio e sicuramente di esperienza da parte dei professori e di chi poi prosegue e continua l'attività di ricerca, ma comunque una linea di ricerca che a me piace moltissimo, diciamo all'interno della quale ho condotto lo studio che mi ha portato a ricevere il premio Pulidori di cui parlavi prima. Questo premio Pulidori è nato in particolare, diciamo, va a premiare un'attività nata in collaborazione tra l'Università di Messina e l'Università di Lisbona, di cui ti parlavo prima, dove insieme alla professoressa Santos, che saluto ma che probabilmente non mi seguirà in questo momento, ho prodotto, sintetizzato dei composti che poi ho portato a Messina e ho testato per capire se potessero essere validi per rimuovere, per esempio, un metallo come l'alluminio o altri, per esempio da un organismo vivente. E sono stati condotti anche degli studi biologici che hanno dimostrato che effettivamente dopo 24 ore dalla iniezione di questo composto che ho sintetizzato, la maggior parte del metallo che si era accumulato è stato rimosso. Quindi diciamo che questo premio è andato a riconoscere un po' la fatica, l'impegno che io e che il resto del gruppo di ricerca ha messo, diciamo, nell'ottenere questo risultato, che è assolutamente un risultato importante, positivo e che dà comunque speranza. E quindi per me è stata una grandissima soddisfazione. Sono stata premiata a Debrecen in Ungheria l'anno scorso durante il congresso che tu hai citato, e lì ho tenuto una presentazione orale sull'argomento proprio che riguardava lo studio che ho effettuato. E effettivamente è stato bello diffondere, diciamo, e divulgare ciò che io faccio e ciò che il gruppo di ricerca di cui faccio parte fa ormai da anni. Quindi davvero una bella soddisfazione che ti dà sempre di più un incentivo per poter fare sempre meglio. Quindi assolutamente bello. Complimenti davvero, Anna, complimenti a te e a tutto il gruppo, insomma, ai tuoi collaboratori anche. Ovviamente, certamente ci vuole anche in questo lavoro tanta pazienza, o no? Cioè, nel senso, bisogna comunque anche lavorare, o sbaglio, cioè lavorare tanto, i sacrifici anche sono tanti. Sì, assolutamente, bisogna lavorare duramente e mettere il massimo dell'impegno, perché ovviamente, oltre che dover lavorare in modo rigoroso dal punto di vista scientifico, chiaramente non è detto che nel momento in cui tu esegui uno studio
riesci a identificare subito le condizioni migliori per condurre quello studio e riesci magari ad ottenere, non riesci subito ad ottenere il risultato che ti aspettavi, o magari ne ottieni un altro e vuoi cercare di capire perché. Tu prendi un'altra via, insomma. Esatto. E quindi comunque c'è bisogno di tanto impegno sia nella parte sperimentale che nella parte poi di elaborazione dei dati, che è quella che ti dà poi i risultati che tu commenti, che tu valuti e che poi saranno quelli che ti permettono di andare avanti nella tua ricerca. Se sono promettenti magari ci può essere un proseguio, se non lo sono magari è possibile anche cambiare direzione o cercare di migliorare ciò che si è fatto, insomma, cercare di reinventarsi sempre, non arrendersi mai e comunque credere fino in fondo in quello che si sta facendo. Le cose facili non ci piacciono, come mi disse qualcuno una volta. Quindi mettiamo sempre, io metto il massimo impegno. Sicuramente ci possono essere le difficoltà, assolutamente, però noi dobbiamo dare il massimo, secondo me, per cercare di superarle. Certo. Anche poi non le superiamo, però almeno ci abbiamo provato. Quindi... Certo, bravo, è vero, è vero. Senti, una cosa, ma una domanda. Ovviamente l'impegno, i sacrifici ci vogliono, ovviamente. Ma anche i fondi, cioè nel senso la ricerca è un po' sempre stata nel nostro paese, in Italia, ecco, un po' come dire, un tasso dolente, ecco, rispetto all'estero, oppure nel tuo caso comunque cioè, ci si trova in un'altra situazione e non è così. Hai notato, un'altra domanda sempre legata, hai notato comunque andando all'estero anche una differenza da questo punto di vista? Perché ormai si dice sempre la ricerca è all'estero, viene sovvenzionata meglio all'estero, perché si dice questo? Ecco, tu che sei in questo ambito parlo sempre ovviamente. Beh, diciamo che magari all'estero vengono prese delle misure differenti. In Italia diciamo che nel corso dei decenni ci sono stati numerosi tagli ai fondi che vengono e venivano destinati alla ricerca, ma perché probabilmente ci sono altri campi che possono essere considerati magari un pochino più rilevanti da qualcuno e magari in tempi come questi in cui ci ritroviamo ad essere chiusi in casa perché abbiamo un nemico invisibile alla porta, avere qualche fondo in più da utilizzare per effettuare delle ricerche ancora più approfondite nel campo dei vari gruppi di ricerca non sarebbe male. Diciamo che ci sono dei fondi di ricerca ministeriali, ma anche una buona parte dei fondi esistenti provengono da compagnie esterne, da multinazionali e da industrie, che in molti casi, oltre a quei fondi ministeriali che ci sono, permettono ai gruppi di ricerca di avere in qualche modo respiro, perché avere dei fondi ti permette di comprare i reattivi che tu poi utilizzerai per condurre la ricerca, ti permette di comprare strumenti, ma ti permette anche di poter pagare una persona, un assegnista, un borsista o comunque una persona che possa condurre quella ricerca. Nel mio caso, ad esempio, io sono al terzo anno di assegno di ricerca, il primo anno è stato finanziato da fondi PRIN, che sono dei fondi ministeriali, mentre il secondo e il terzo anno, che è questo in corso, l'assegno di ricerca è finanziato da una multinazionale che si occupa in particolar modo di cura della persona e della, diciamo, igiene della persona e della casa. Quindi, diciamo, comunque c'è anche una differenza. Prima sono stata, la mia attività è stata finanziata da alcuni fondi che il gruppo di ricerca di cui faccio parte aveva ricevuto e successivamente adesso la mia attività è finanziata da questa multinazionale. Quindi, insomma, vedremo.
speriamo che comunque nel tempo i fondi anche che i governi possano elargire siano sempre maggiori. Questa è la speranza. Certo, però certo. Non è facile. È vero, è vero. Io ti interrompo così vediamo un po' che qualcuno ha scritto, anche se già sono appati lì. Qualcuno ti saluta. Massimo Cogliano dice ciao Anna, Amelia Diano ti dice complimenti, bravissima. Grazie. Giovanna Irto, complimenti anche. Sì, ho il fan club. Ah, vabbè, certo, ovviamente. Giustamente la zia. Sì. Francesco Iracà, complimenti. Grazie. Anche i complimenti ti fa Angela Maria Cuzzupoli, bravissima ti dice. A proposito, se qualcuno vuole fare in diretta qualche domanda o comunque anche un intervento, lo può benissimo fare nel frattempo che noi parliamo. Poi vediamo, abbiamo qui Alessandro Minutolo. Ciao Anna e complimenti, ti dice, hai avuto l'occasione di collaborare con qualche studente del Dipartimento di Chimica Chamichan dell'Università di Bologna? Chiede. Lo ricordo con piacere dal momento che all'interno della sua bellissima biblioteca ho preparato molti esami universitari. Allora, io in prima persona non ho avuto modo di collaborare, però diciamo conosco diverse persone che lavorano nel campo della chimica analitica presso il Dipartimento di Chimica nel Chamichan dell'Università di Bologna, che si occupano principalmente di sensori, il gruppo del professore Aldo Roda in particolare. Sono persone che incontro annualmente nel momento in cui ho la possibilità di partecipare ai congressi nazionali di chimica analitica, in cui tutti i professori, ricercatori, assegnisti e così via, che lavorano nel campo della chimica analitica, e i settori vi assicuro che sono tanti, si incontrano e si confrontano sulle varie tematiche della chimica analitica, vanno a divulgare gli studi che hanno compiuto, e attraverso questo scambio è possibile anche che possano nascere delle collaborazioni, sicuramente. Quindi sicuramente sì, un gruppo che conosco e alcuni ragazzi, in particolar modo Maddalena, tanti altri che ho incontrato alla scuola di chimica analitica per dottorandi nel 2016 e poi insomma nel tempo ci siamo rivisti e con piacere abbiamo scambiato un po' di esperienze, sì, assolutamente sì. Devo dire, Anna, che il mio appello hanno tutti accolto, il mio appello, perché stanno cominciando a scrivere. Ilaria Linz dice, ciao Anna, ti seguiamo anche dalla Brianza. Oh! È sempre parte del fan club, dei parenti. Allora, Lorenzo Pratico, è stupendo scoprire quanta professionalità esportiamo all'estero, complimenti Anna, e anch'io sono pienamente d'accordo, quanta veramente professionalità e quanti giovani come te, del sud in particolare, voglio ecco scagliare una lancia a favore nostro, del sud, quante veramente giovani poi vanno all'estero. Tu invece sei un esempio di una ragazza, di una giovane brillante ragazza che è rimasta e che è qui e cerca in tutti i modi di rimanerci. Veramente complimenti, davvero. Grazie. Grazie mille. Paolo Fotia, continuiamo prima delle ultime domande. Paolo Fotia, non c'è. Ah, eccolo qua, scusate. Vabbè, allora, Luca Assuma dice, Anna, oltre a dirti che sei bravissima, racconta dei nostri duelli sulla chimica. Vuoi dirlo? Che me l'hanno lasciata con quattro. Lo sto dicendo io, però. Sì, Luca Assuma è mio cognato. Ecco. È il fratello del mio fidanzato, con il quale molto spesso scherziamo, perché noi appartenevamo alla stessa sezione a scuola, ma diversi anni, lui è più grande di noi, aveva la stessa professoressa nostra, solo che io l'ho presa, diciamo, come mentore per continuare poi i miei studi, mentre lui non amava particolarmente la materia, in quanto prediligeva più studi umanistici o studi di diritto e così via.
ebbe questo debito in chimica. Ogni volta che io cerco, scherzando, di spiegargli le ossidoriduzioni, che sono una croce per tante persone che studiano chimica ai primi anni, lui si mette le mani ai capelli e dice: oddio, non ti voglio neanche ascoltare, perché proprio lui, come anche altre persone che ho incontrato. No, io ci sono, io sono dello stesso club di Luca Summa, ecco. Allora, diciamo che nel momento in cui io dicevo e dico che sono un chimico, ci sono due reazioni fondamentali, che sono una di grande favore, cioè di felicità, dire ok, bravo. L'altra invece è una sorta di stupore, cioè pensando che io in realtà sia matta, io come tutti gli altri magari che studiano la materia, perché in tanti casi questa materia non è amata dalle persone. Ma forse perché magari non la si è studiata bene, o perché non si aveva la propensione per questa materia, quindi magari si è preferito fare altro. È vero. Comunque, Paolo Fotia ti dice bravissima. Grazie. Poi, mamma, mi sa che sei di pure lui. Giancarlo Assumma dice: non volevo scrivere con una paziente, ma la sai gestire bene. Sono orgoglioso di te. Grazie. Allora salutiamo anche il tuo fidanzato. Ciao Giancarlo. Ciao. Magari si emozionerà lui invece. Ancora, continuiamo con i messaggi. Pina Maria Condello, come sempre, bravo professionale, complimenti. Ti saluta anche Pina Latella. Ciao Anna. Francesca Minniti dice: orgogliosa anch'io della mia amica, mai ora sempre. Grazie. Mimmo Ligato, mamma, tantissimi hanno cominciato a scrivere complimenti, bravissime, in bocca al lupo. Grazie. E allora, tu sei assegnista di ricerca adesso, qual è la tua, diciamo, il tuo sogno più grande? Cosa vorresti, dove, cioè il tuo sogno, ecco, nel senso, dove vorresti arrivare, ecco? Il mio sogno più grande. Il sogno nel cassetto l'hai raggiunto o non l'hai raggiunto? Secondo me ancora no. Ancora no. Il mio sogno, no, lo dico perché abbiamo parlato qualche giorno fa insieme e ho capito questo. Il tuo sogno nel cassetto ancora non l'ho ancora raggiunto, ma spero e cerco di impegnarmi il più possibile per raggiungerlo. Ovviamente il mio sogno sarebbe quello di diventare una ricercatrice e poi proseguire la carriera universitaria. È una Sicuramente è un percorso molto impegnativo, molto difficile, però io vorrei impegnarmi il più possibile, spero che questo impegno possa essere in qualche modo premiato. Questo sogno mi permetterebbe un po' di mettere insieme, di coniugare quelle che sono le mie due più grandi passioni, cioè il fare ricerca, come ho già detto, e anche l'insegnare, perché ovviamente i ricercatori e poi i professori tengono anche dei corsi all'università, e devo dire che l'esperienza di tutorato che ho fatto durante il mio percorso di dottorato e anche adesso mi hanno fortemente messa alla prova, ma allo stesso tempo mi hanno fatto capire che effettivamente anche questa è una cosa che mi piace, perché in qualche modo vorrei trasmettere la passione che io metto in tutto quello che faccio, in particolare nel mio lavoro, ai ragazzi che magari si trovano per la prima volta a seguire quel corso, quella materia, o in questo caso a seguire le esercitazioni di tutorato, e quindi magari trasmettere l'amore che io metto in ogni cosa, e magari chissà, qualcuno potrebbe essere colpito da questa cosa e seguire la stessa strada, o fare meglio di me, perché no? Quindi sarebbe bello. Speriamo bene. Vediamo davvero, te lo auguro di raggiungere quello che è il tuo sogno, davvero. Comunque stanno continuando ancora i messaggi. Don Mimmo Rodà, il nostro caro parroco, ti dice bravissime e complimenti. Grazie mille, Don. Poi abbiamo Nunzia Carbone, complimenti Anna. Grazie. Ovviamente tutti quei bacini, cuoricini, ovviamente.
Quindi sono tutti ti stanno seguendo in pratica. Diciamo che negli anni l'affetto delle persone di Lazzaro, ma anche di tante persone che sono a Reggio, che stanno fuori e che io ho avuto modo di conoscere, di incontrare, è veramente grande. In particolar modo, per esempio, durante la mia esperienza all'estero, tante persone di Lazzaro mi hanno scritto per sapere semplicemente come stavo o cosa facevo, e tutte le volte in cui io invece sono ritornata a casa e ho incontrato delle persone, ma anche in Piazza Lazzaro, al supermercato, insomma, tante persone veramente mi hanno fatto sentire come una di famiglia per loro, quindi veramente un sentimento positivo e un grazie a tutti loro, perché oltre ovviamente alla mia famiglia, al mio fidanzato, tutte le persone che fanno parte della mia quotidianità, avere anche un supporto da parte dei miei compaesani o anche di persone che mi vogliono bene è veramente bello. Quindi grazie a tutti. Abbiamo Carmelo Irto che dice sempre più brava, complimenti. Sempre e poi abbiamo sempre lo zio. La signora Angela Maria Cuzzupoli, cara Anna, sei veramente una ragazza fantastica. Non solo sei brava, sei anche allegra e simpaticissima, e sono anch'io d'accordo su questo. Doti grazie. Molto difficili da trovare in una studiosa di chimica, dice. No, perché? Vabbè, è vero, si ha l'idea della persona in camice. È vero. Ovviamente. Dai, sfatiamo questo mito, la chimica è bella. Dai, sfatiamo il mito della chimica. Sicuramente nel momento in cui sono nel campo del lavoro sono seria e ovviamente devo svolgere al meglio il mio lavoro, ma questo chiaramente non mi impedisce di essere una persona sorridente, solare, insomma, di essere me stessa. Il chimico non è un lavoro triste, tutt'altro. Per me, ovviamente, come per tanti altri, è un lavoro bellissimo, però è effettivamente un mito da sfatare, sì. I chimici sono delle persone allegre. Diciamolo, qua continuano a scrivere Paola Cardiano, grandissima. Paola Cardiano è una prof di gruppo di ricerca. Ah, bene! Sì. Antonio Gigliuto dice: ho una collega Wonder, capace di fare tutto. Sì, perché lui e altre mie colleghe mi chiamano Wonder Anna. Ma tu quanti siete, ecco, in questo gruppo di ricerca? Siamo diciamo un buon numero, perché comunque ci sono i professori, c'è il professore San Martano che diciamo nomina solo i capi, ma per non dimenticare nessuno, che è il professore emerito, è il capo del gruppo di ricerca insieme alla professoressa De Stefano, che è un professore ordinario. Poi ci sono i professori associati, ricercatori, assegnisti. Cettina adesso è la mia prof, che ho appena visto. Brava Anna! E poi ci sono i ricercatori, assegnisti, i dottorandi, e poi ci sono i vari studenti che svolgono un periodo di attività di ricerca per la loro tesi e che quindi trascorrono diversi mesi in laboratorio, quindi abbiamo anche modo di instaurare un rapporto, perché comunque trascorriamo insieme tante ore della giornata, dal lunedì al venerdì, durante la settimana, quindi ovviamente non è con loro come con tanti altri membri del gruppo e di altri gruppi, ovviamente non rimane solo un lavoro, quindi un'attività professionale, ma chiaramente nel tempo si instaurano anche rapporti di amicizia, sicuramente, quindi anche con persone che magari non fanno più parte del gruppo di ricerca perché hanno preso delle altre strade, io continuo ad avere contatti, ma come tanti altri, insomma, come anche con i ragazzi con cui condividevo il laboratorio a Lisbona, o anche sono stata a Jena, in Germania, per un mese nel 2018, all'interno di un progetto italo-tedesco, e anche lì ho avuto modo di conoscere degli altri ragazzi, una ragazza, Sofia, la conoscevo già, altri li ho conosciuti, quindi comunque assolutamente rapporti che si mantengono nel tempo.
Certo. Ci sono, continuano i commenti, noi intanto li leggiamo. Andrea Condello, questo mi è colpito, sei così brava che hai trasformato i miei 3 in 8 in un solo mese di lezioni in estate, cosa impossibile ma vera. Quindi, accadeva vari anni fa, forse 7-8 anni fa, diciamo, mi sono messa a spiegare un po' la chimica ad Andrea. Devo dire che è stato abbastanza impegnativo perché giustamente il voler andare fuori al mare era una tentazione grande, però con il tempo... Ma tu sei stata rigida e l'hai... No, in realtà, diciamo, essendo anche lui parte del club, del fan club, abbiamo comunque un rapporto molto bello, quindi, diciamo, è stato... Con il tempo si è lasciato seguire in modo efficace. Va bene, qua intanto continuano i saluti, mentre continuano i saluti e i complimenti, io ti faccio un'ultima domanda. Sì. Per chi volesse intraprendere questa carriera, volesse seguire questo tipo, questo percorso di studi, ecco, questa cosa consiglieresti? Allora, io non sono di parte. Però consiglierei fortemente di intraprendere un percorso di studi a Messina, in chimica. Ripeto, non sono di parte, ma la mia esperienza mi ha dimostrato come i corsi di laurea triennali e magistrali siano veramente ben organizzati e ci diano... E ci hanno dato tutti gli strumenti dal punto di vista teorico e dal punto di vista pratico per poter affrontare il mondo del lavoro, assolutamente, perché appunto oltre a attività teoriche c'è molta attività di laboratorio, quindi abbiamo modo proprio di prendere pratica con le attività di laboratorio e allo stesso tempo dimostrare, se anche non dovessimo trovare qui una nostra collocazione fuori, quanto siamo preparati. Perché ho avuto modo negli anni di confrontarmi anche con persone della nostra regione o anche siciliane che si sono spostate, sono andate a lavorare o vivere fuori e che mi hanno detto che effettivamente la preparazione che i nostri corsi di studio di studio in chimica hanno dato erano veramente validi, cioè non hanno avuto nessuna difficoltà a intraprendere un percorso lavorativo o continuare un percorso di studi. Sicuramente, visti i tempi, come in tutte le altre professioni, bisogna essere tenaci. Quindi cercare quanto più possibile di impegnarsi, come dicevo prima, provare a vedere se qui si riesce a trovare qualcosa o se non si riesce dover andare fuori, però io penso che, come dicevamo prima, se si ha un sogno in qualche modo si riesce a realizzare, magari non proprio in questo momento, magari non qui, si spera anche qui, però io penso che se ci si impegna e se davvero si crede in quello che si sta facendo, le soddisfazioni arrivano, quindi diciamo, se c'è qualcuno che volesse iscriversi in chimica, io lo consiglierei molto, anche perché, come dicevo, ci sono queste attività anche di tutorato che permettono di avere un aiuto da parte di ragazzi più o meno della stessa età nel poter sbrigare i diversi problemi che potrebbero incorrere. Quindi, diciamo, non è un percorso completamente in salita. Ci sono le salite, ci sono le discese, ma... Sicuramente, come nella vita, come in tutte le professioni, ci sono le salite, ci sono le discese. Quindi il mio messaggio proprio di incoraggiamento è coraggio. Se volete essere dei chimici di domani, provateci.
È vero, hai ragione Anna, sono d'accordo anche con te. Voglio concludere con un ultimo messaggio. Anna, che devo dire? Cenuccia Ambrogio dice: brava Anna, complimenti, sei una ragazza che farà strada ed è un onore per la zona Sant'Elia e io aggiungo un onore per tutto il nostro paese, per la Zaro, per il Sud, per la Calabria, come te, anche tante altre risorse, lo dico, ce ne sono tantissime, e come te ne avremo tanti altri, anche in altri campi, tu nel campo della chimica sicuramente sarai una ragazza che farà strada e una ragazza che comunque a cui auguro veramente di raggiungere il suo sogno più grande, che non è soltanto quello del lavoro, ma anche personale, ovviamente. Grazie mille, Mi grazie continuano mille. comunque anche i messaggi. Ines Diano dice: brava, complimenti. Ilenia Mallamaci, Graziana, la tua testimonianza è un esempio per tutti noi giovani, ed è vero, infatti io ho voluto Anna proprio qui, abbiamo voluto Anna qui proprio per questo, anche in un periodo anche come questo di scoraggiamento per i giovani, per il lavoro e tutto, tu sei la dimostrazione che il sacrificio, la tenacia e soprattutto credere nei propri sogni ci porta veramente ad andare avanti. Questo è veramente grazie a te, Anna. E con Grazie Anna salutiamo tutti voi, vi diamo l'appuntamento alla prossima e vi dico che veramente ce ne saranno di tante sorprese. Quindi un saluto a tutti. Ciao, ciao Anna e ciao a tutti voi. a Ciao. tutti, grazie, ciao.